un'incognita ogni sera mia, un'attesa pari a un'agonia. Troppe volte vorrei dirti no e poi ti vedo e tanta forza non ce l'ho. Il mio cuore si ribella a te, ma il mio corpo no. Le mani tue strumenti su di me. Chiedi rigida maestro esperto quale sei. Buonasera signori, benvenuti in questa splendida serata di musica e parole, dove il nostro Gianfranco D'Amato, dico nostro anche se non è più socio perché oramai ha troppe cose da fare, ma è stato nostro socio fino all'anno scorso, ci ha portato questo grandissimo artista che avremo modo di apprezzare. Ora subito Gianfranco. Buonasera a tutti. Esco dal televisore, rassicuro Pia sul fatto che l'anno prossimo se ce la faccio mi iscrivo. E vabbè, io non vi rubo nessun tempo, non rubo tempo alla chiacchierata, soltanto una cosa, io mi trovo qua in maniera del tutto impropria. Il motivo per cui sono qua è che ho scritto questo famoso libro dal quale poi sono nate a catena una serie di vicissitudini inaspettate. Chiaramente fare serate, raccontare, ma soprattutto l'amicizia di tanti grandi artisti dei quali alcuni avevo i poster quando ero bambino sui muri e sono diventati dei miei amici. E quindi quando ho scritto questo libro io non conoscevo nessuno, ho cominciato a cercare le persone che avevano scritto le canzoni perché volevo farmi raccontare cosa gli era successo per scrivere quelle canzoni così, così famose, così belle, e quindi sono entrato in contatto con questi personaggi. E quello di stasera è un grande amico. Mi ricordo che quando cercavo disperatamente di entrare in contatto con questi signori che non conoscevo, senza averne titolo, perché non ho nessun titolo, una sera lui mi ha risposto, io ero al piano di sopra, scendo giù e dico Dario mi ha risposto, mi dà l'intervista, posso scrivere un capitolo? Mia figlia stava leggendo un libro, ah bene, senza neanche alzare gli occhi dal libro. Invece per me era un momento importante perché io sapevo quello che aveva scritto. E stasera ne approfittiamo per ripercorrere questa carriera fantastica, per parlare di questo disco che è appena uscito con Dario Baldambembo, che invito a venire sul palco. Dario! Siediti intanto un attimino, e l'altro microfono se l'è preso Pasquale, ma lo prendiamo. Non mi piace salutare la gente seduto, per cui mi rimetto in piedi. Ciao a tutti. E ciao Gianfranco, il mio amico nuovo. Allora, Dario è un personaggio particolare, perché è un personaggio che è conosciuto per le canzoni che ha cantato lui e che l'hanno portato a Sanremo, l'hanno portato a collaborare con i più grandi, ma è un po' meno conosciuto il fatto che abbia scritto le canzoni che sono storiche. Allora lì l'idea la mia idea era appunto quella di riportare alla luce questo tipo di professionalità, di competenze, di artistiche che sono forse un pochino meno note. Allora, Dario, io per cominciare volevo dirti, noi siamo qua soprattutto in particolare per presentare questo nuovo CD, sì, che è uscito da pochi giorni, sì. Io e Mimì, e volevo chiederti qualcosa su questo disco. Ce ne sono tante di cose che dovrei chiedere. Cominciamo i primordi, i preamboli, lo scopo, la missione, la cosa. Cioè il motivo, forse è meglio che parli prima di tutto del motivo per cui ho fatto questo disco, che è la cosa per cui uno fa una cosa, è il motivo, no? Ed è forse la cosa più importante. E il motivo è molto semplice, perché io quando mi capita spesso di andare in giro, come tutti, no? E di chiedere, ma tu quante canzoni conosci di Mia Martini? E tutti sentivo che mi dicevano sempre, molto onestamente, piccolo uomo, minuetto, è blasonatissimo, l'emblematico, no? E quello che mi dava un po'... Ciao Vilma, come stai? Ciao. Abbiamo una grande interprete degli anni più belli della musica leggera.
Registrato, scusami. No, bravissimo. La faccio breve. Ricordavano solo due canzoni, Piccolo Uomo e Minuetto. E qualche intenditore conosceva anche la terza canzone, che ha venduto ai tempi 2 milioni di copie. Che se lo sapesse oggi, quelli che sono andati a Sanremo si svenirebbero, cioè sverrebbero, svenire. Donna sola. Che addirittura Via Martini ha preso la Gondola d'Oro di Venezia, di Festival di Venezia, quando Festival di Venezia era grande, bello, se ero andato anch'io con la gondola, si andava proprio al Festival di Venezia, al Lido, col grande pubblico, così, e lei aveva vinto la Gondola d'Oro per aver venduto 2 milioni di copie vendute di Donna Sola. Ma Donna Sola sicuramente neanche voi la conoscete, no? Allora, poi ce ne sono altre che però erano nascoste, cioè proprio celate negli album di Mimì, quindi chi era amatore comprava l'album, chi non era amatore si limitava ai 45 giri, Minuetto, Piccolo Uomo e Donna Sola. E quindi tante canzoni che ho composto per lei sono rimaste veramente abbandonate, cioè nascoste nella sabbia del tempo, mi piace questo termine che è un po' archeologo, no? E io con una bella vanga, sempre l'archeologo, sono andato e le ho disseppellite, le ho ricreate, le ho rifatte, le ho riscritte, le ho incise, no? Giorno dopo giorno, per riportarle proprio alla luce. E questo, ho fatto questo disco dove veramente voi sentite queste canzoni restaurate, perché sono riprodotte con le sonorità di oggi, quindi è una cosa stupenda, no? E naturalmente il dubbio, cioè la domanda che mi si era posta era questa: chi canta questo? Ecco, però questo dobbiamo svelare ancora. Va bene. Allora, qui ci siamo arrivati a un certo punto, ora però noi facciamo un passo indietro e cominciamo con le canzoni di Dario. Abbiamo deciso di cominciare così, con le sue canzoni. Succede che tu eri un ragazzo, nessuno lo sanno in pochi, ma lui era allora il più grande suonatore di organo, musicista di organo Hammond che c'era in Italia. Quindi lui Hammond, praticamente non Hammond. Sì, Hammond. Lui entra in tutti i dischi in cui c'era quel tipo di organo, e poi nel flauto parlato, che poi diremo dopo che cos'è. Quindi quel suono tipo anni 70, un po' dei Beatles, un po' dei Procol Harum. Quindi quando hai cominciato, diciamo, eri essenzialmente un musicista, poi lì ci arriviamo. Sicuro. Però io comincerei adesso subito con una canzone, perché poi abbiamo modo di parlare di tutti, diciamo, questi periodi. Diciamo il primo amore che non si scorda mai. Allora, il primo amore, mentre tu ti prepari, il primo amore che non si scorda mai è questa canzone che conoscete sicuramente tutti, che si chiama Aria, che è la sua canzone, capito, penso, più famosa, che è del 75, Dario, giusto? Che è arrivata fino al terzo posto in classifica. Erano gli anni in cui davanti, proprio in quel periodo in cui era in classifica, c'era Piange il telefono e Parlami d'amore Mariu, poi c'era Barry White e il testo di Bardotti, di cui parliamo un attimo dopo. E adesso Dario ci canta Gianfranco, scusa, nell'anno di Aria era venuta fuori anche una canzone di Modugno che faceva c'entrava la pipì. La pipì di Modugno? Non era. Ho fatto la pipì, papà. No, quella non era Pippo Franco. Non volevo fare il. No, però. Piange il telefono. Era quella di Modugno. Non c'entra la pipì, okay? Piange il telefono. Piange il telefono nel 75, che faceva un po' concorrenza con Aria. Ecco, Dario era questo giovincello qua. Vai, Dario, vai. Che bello. Pensare più, far poesia, non pensare più,
pensare. Mi ricordo che si alternava con Barry White, si alternava con Yuppie-Doo in quello stesso periodo. Mi ricordo che queste erano le canzoni che si sentivano nel 75. Facciamo un passo indietro, che ti do tempo di, così, di prepararti per la prossima. Un passo indietro al 71, lui, giovane di bellissime speranze, che componeva ma ancora poco conosciuto, e a un certo punto viene a sapere, va a Sanremo, deve andare a Sanremo. Però tu non lo sapevi che dovevi andare a Sanremo. Lui legge il giornale, giusto? Lo scopri dal giornale. Cosa era successo, Dario? È una cosa bella, perché io a quei tempi incidevo. Cosa vuol dire incidevo? Si andava di sala di incisione, si incideva, si facevano i dischi di Gianni Dorelli, Caterina Caselli, eccetera. E avevo conosciuto anche la nuova Equipe 84, che è quella fine in fotografia, dove però a un certo punto Maurizio Vandelli ha deciso e ha scritto sul giornale che andavamo a Sanremo io con lui. Io non ero ancora nessuno, cioè nel 71 avevo appena finito le scuole, e quindi dal giornale Corriere della Sera vado, io, a me piaceva, eravamo agli inizi di febbraio, vado a vedere un attimo chi partecipa a Sanremo, e la cosa bella è che vedo il nuovo Equipe 84, si presenta con Lucio Dalla con la canzone 4 marzo 43, ve la ricordate? Arriva dal mare. E leggo, i partecipanti sono Victor Sogliani, Franz Di Cioccio, Maurizio Vandelli, il principe, e poi alle tastiere era il pianoforte Honor, e c'è Dario Baldambembo. Allora io dico, ma io sono io, ho chiamato la Ricordi, sì, sei proprio tu, vieni qua, facciamo il contratto e andiamo. Quindi, e non è l'unica sorpresa che hai avuto nella carriera, dopo ne raccontiamo un'altra che è più simpatica ancora. No, sì, ho avuto la fortuna di conoscere il grande Lucio, il quale mi conosceva già. Questo è stato molto bello, perché lì per esempio già siamo vicini e mi abbraccia un po', proprio in tono molto confidenziale, perché mi stimava moltissimo, perché io facevo un po' del jazz ogni tanto con Lemmon, e lui diceva, bravo, sei un bravo jazzista. Ah, perché lui lo era. E poi avevate in comune questo grande paroliere che era Sergio Bardotti, che lavorava. Sì, certo. Ecco, poi dopo ne parliamo un attimo. Voglio dire di questo festival, questo è il Festival 71, l'edizione più storica di Sanremo. La RCA vinse i primi tre posti, vinse il cuore allo zingaro di Migliacci Mattone con Nada, poi seconda era Che sarà, Ricchi e poveri, e con José Feliciano, e terza 4 marzo 43, terza, tanto per capire che tempi erano. Dario, ti sei riposato e quindi adesso ci canti un'altra canzone con la quale proprio a Sanremo sei arrivato di nuovo terzo, questa volta da solo, però questa volta. Era Sanremo 81, sì. E l'aveva vinto Per Elisa di Alice,
di Battiato, diciamo, che è cantata da Alice, e Seconda maledetta primavera di Loretta Goggi, questa era l'81. E Dario Terzo, Dario, la canzone era... dai, dilla tu. Ma tu cosa fai stasera? Che era una frase che si diceva e si dice sempre, no? Quindi, tu cosa fai stasera? Con la base, vai. Ah, con la base? No, scusate, perché io ho diversi compiti. No, hai ragione. Io ho scritto base più... Ma... scusate, sono cose tecniche. Però se volete che faccia canto e piano, preferite negligenza del presentatore. No, seguiamo lo schema, negligenza del presentatore, vai. Alza un po'. Rimani ancora un po'. Sarà questa atmosfera. Dario e Mimì, eccoli qua, primi anni 70, che tempi e che canzoni. Allora, qui viene il personaggio, l'altro artista della serata, che io sono molto contento di presentare e che adesso ci raggiunge, non so se è pronta, pronta? Sabrina Carnevale, vieni Sabrina!
Ciao Sabrina, ciao, vieni, siediti. Dai, allora, adesso noi abbiamo due microfoni o tre microfoni? Due microfoni. Due microfoni, va bene. Allora, vengo a salutare. Vieni a salutare, io poi passo il microfono a Sabrina. Dario mi dice, io ho trovato questa ragazza fantastica che canta in una festa di paese, adesso ci racconti un po' magari qualche, sì, qualche parte. Dice, no, di Lauria, dico di Lauria, il paese di mio padre. Oggi ci conosciamo, io l'avevo sentita nel suo studio, questa voce favolosa, dico, mamma, è incredibile. Poi oggi ci conosciamo, mio zio, cioè il fratello di mio padre, è stato il suo maestro elementare. Cioè, una cosa è proprio incredibile. Come piccolo il mondo, vero Dario? Dici qualcosa? Niente, allora semplicemente io, Sabrina, l'ho conosciuta in una festa di piazza tre anni fa, o due. Come passa il tempo? Tre anni fa. E non avevo ancora l'intenzione di fare questo disco di questi restauri, non avevo nessuna altre intenzioni. Quando ho sentito lei quella sera cantare, facevi anche altri pezzi di Mimì, tutto il repertorio di Mimì, a cui lei era molto affezionata, cara, perché lei ha cantato sempre Mia Martini, no? Sì, è dal 2009 che portiamo in giro un tributo a Mia Martini, sì, non lei, una cover, esatto, tributo, esatto, un omaggio musicale. E fra l'altro, a parte che mi era venuto un'opinione di dire, ma che cavolo di voce c'ha questa cantante che non ti conoscevo? E vedevo fra l'altro che la gente, soprattutto nelle feste di piazza, di solito la gente mangia il gelato, uno che è lì, che poverino che canta e chi se ne frega, tanto sono a parlare, non gliene frega. Quando cantava lei c'era la gente che smetteva di mangiare il gelato. Che particolare, importantissimo, perché se uno, quando canta uno sul palco, smette di cantare di, e poi si, cioè, va bene, in particolare non c'è. Si fermava di mangiare per dire, ma, poi faceva tutti, perché parlavano così, no? Ma giusto, non sto mica dicendo. Quindi mi ero anche accorto che riceveva un sacco di apprezzamenti, come lo avevo io, perché sentivo che avevo una voce incredibile. Quindi non la faccio lunga, ci siamo detto con Sabrina, chiaramente mi conosceva. Da lì è nata questa voglia di fare questo album mio, cioè è stata un po' lei che mi ha ispirato a fare il mio disco, il mio Mimì, perché soprattutto avevo trovato chi lo interpretava, che era lei. Sei qua? Adesso comportati bene. Allora, adesso facciamo una prima canzone, tu adesso la canti e poi dopo ti racconto una cosa che forse di questa canzone non conosci. E per cantarla, questa la facciamo pianoforte, chitarra, e c'è Pasquale Pesce, che è anche il compagno di Sabrina, che è un bravissimo musicista. Facciamogli un applauso, perché Pasquale è servito, che accompagna Sabrina. Allora, Dario al piano, Pasquale alla chitarra, e poi raccontiamo qualche aneddoto. Vai Sabrina. Qui non ci sono basi, quindi io sono libero. Sì. Ti seguo, vai!
Perché è nato questo disco? Si capisce bene perché, e ricordo che il disco poi è qua per chi lo vuole prendere. Allora, adesso però, il piccolo uomo, qualche cosa dobbiamo dirlo a Sabrina. Non so se Sabrina già le sa tutte queste cose. Parliamo di Bruno. Allora, succede che Dario, io giro sempre dietro. Dario scrive questa canzone fantastica, scrive la musica, però manca il testo, no? Però si accorge subito che è una canzone favolosa e quindi la vuole far cantare alle cantanti, alla numero uno, diciamo, che in quel tempo era Mina. Siamo nel 71-72. Se non che arriva questo produttore bravissimo, illuminato, artista anche lui, San Just, che stava alla Come il Vento, la tua casa discografica, no, bazzicava un po' sì, là intorno. Bazzicava da lui. E lo convince, dice: no, guarda, c'è questa cantante giovanissima del sud, bravissima. E tu non volevi, no? Tu, racconta tu, perché io faccio il biologo. Perché un autore, tra la scelta di dare una canzone a una cantante nuova e una cantante tipo Mina, cosa, sicuramente scegli Mina, no? Perché è portato verso naturale. Però poi Giovanni San Giusto è stato talmente convincente che mi ha convinto. Diamo questa canzone a questa sconosciuta di Mimì, e che sentivo che aveva una grande voce, però sono stato anche molto, ero molto, anche all'inizio, alle prime armi, non avevo ancora questa esperienza di dire questa non è Mina, però è meglio, no? Perché Mia Martini, secondo me, era, ma la facciamo il giudizio. Sei d'accordo con me? Vabbè. No, ma è brutto fare il paragone. Allora niente, mi ha convinto la canzone. Quando Bruno la... lo parlo io di Bruno Lazzi, un aneddoto. Racconto, sì, vai. Dico, fammi dire solo questo: piccolo uomo, poi lui ha spiegato, ma piccolo uomo perché lui era basso, no? No, non c'entrava niente. Lui aveva litigato con la moglie e la moglie aveva detto: sei un piccolo uomo, e diceva così. Lauzi, poi Lauzi era tutto così, un po', no, grintoso, un po' arcigno, un po' pessimista, un po' generale. Lui scrive questo testo, scrive e poi scrive questo piccolo uomo. No? E Dario, tu che cosa... Allora, poi quando mi ha portato il testo, io ho detto: Bruno, ma ti prego, cioè, perché? Cosa c'è? Dico, non puoi cominciare... Piccolo uomo... Senti com'è brutto, no? E lui fa: ah, brutto, mi piace tantissimo. Dai, lasciamolo così, per favore. Vabbè, se piace a te. A me non piace proprio. Poi la canzone che ci è successo nel 72, che vinse il Festival Bar, la faccio breve. Quando poi Bruno mi rivede nel settembre, mi guarda come faceva solito lui a guardarmi con queste facce, tutto da un gnomo lui, no? Fantastico Bruno. E mi fa: ti ricordi allora di quella che non ti piaceva? Pirla! Bellissimo! E con questa vocina, una vocina da gnomo, ti ricordi che mi hai detto che pirla? Questo è stato un bel... ha fatto un po' il giro. E poi ricordiamo che Lauzi ha scritto il testo di un altro capolavoro di Mia Martini, musica di chi è? Di Maurizio Fabrizio, aspetta, ma almeno tu nell'universo, no? Sì, bellissimo. Avrei voluto scrivere lui. Però lui ha detto che voleva scrivere Minuetto, ma Maurizio Fabrizio. Beh, io e Maurizio siamo stati grandissimi amici, adesso non so se è a Londra o... È a Londra, Allora, adesso... Sabrina, ti abbiamo raccontato questo aneddoto, adesso se sei pronta abbiamo la canzone che è la preferita di Mimì, no? È vero, questa canzone che voi sicuramente non conoscerete è una canzone che appartiene all'LP Nel mondo una cosa di Mimì, poco importa, però Mimì la cantava sempre e la preferiva a tutte, anche a Piccolo Minuetto. La canzone si chiama Inno, è una canzone che...
chi la conosce quando la risente adesso gli viene le lacrime negli occhi, chiaramente a voi che non la conoscete, cioè voi non è che non la conoscete, magari la conoscevate e adesso che la sentite, vai Sabrina, vai a convincermi. Allora, scusa, qui devo, tocca a me la base, giusto? Io sono pronto. Va. Anche noi. Sabrina, quando sei pronta, sei pronta? Sì. Vado, sperando di non fare errore. Alza la base. Ok. Canterò se vuoi, ma non credermi. Se le nelle tasche più non ho. E tu non sai. Più in alto con il viso della sera che nasce sulla spiaggia, ti farò, canterò per noi che non siamo più, più forti di quel po' di gioventù. Thank you.
ma queste canzoni un po' più basse, no? Tutte altissime. Scherzo. Ma lui deve cantare, lui deve solo suonare. Hai detto una cosa giusta, perché anche Mia Martini mi ricordano che nelle serate abbassava sempre di un tono. Però questo ti va tutto a tuo lode. Allora Sabina, visto che sei scaldata, io non mi dilungherei a questo punto, proporrei la prossima canzone, che è una che a me piace particolarmente. Dai, erano tempi di Grecia, no? Un po' esotici, vacanze in Grecia, andavate tutti in Grecia e tu avevi scritto questa musica e fu la stessa Mimì a scrivere il testo in greco di Agapimou, che è una canzone che ebbe parecchio successo quando uscì e che ebbe questa particolarità di essere poi in greco, poi tradotta in italiano, ma scritta originariamente in greco. Tra l'altro il papà di Mia Martini, che è Loredana Bertè, era un professore di latino e greco. Allora, se siete pronti, io la faccio partire. Dai, io vado? Sabrina, vado? Pasquale, vado? Sì. Vado. Mi va bene il volume in sala? Va bene. Ah, sono partito. Sbagliato io. Allora, un attimo che ricomincio. Non possiamo all'incontrario, no? No, ci sono. Thank you.
io vado via, cedo il posto. Allora adesso, siccome tu hai fatto due canzoni e Dario invece ha suonato, adesso tocca un po' a lui. Ho 39.000 che mi sto grondando. Sì, concedete. Sabrina, tu ci raggiungi fra poco. Adesso abbiamo un pezzettino interessante in cui raccontiamo un po' di queste tappe di questa carriera fantastica. Allora Dario, tra i posti, i luoghi, diciamo, della storia della musica degli anni 70, c'era questa la Basilica, c'era, Dario, no? Sì, la Basilica, sì, era sì. Questa chiesa sconsacrata, cioè si andava a registrare i dischi, anche quelli famosissimi, questi posti assurdi, dopo ne c'era un altro. È vero. Uno era la Basilica, una chiesa l'altro sconsacrata. Era il cinema, l'altro era il cinema. E la chiesa, perché avevano un'acustica molto buona. Prima se lo ricorderai. Non si andava in sala di incisione come oggi, no. Insonorizzate, che costavano milioni di... In Corso Italia, la Basilica, brava. O alla Leonardo, al cinema Leonardo. Sì, brava. E poi si andava nella famosa Via dei 500. Via dei 500 dentro all'oratorio delle... L'oratorio della parrocchia, dove è andato a incidere, c'ero io, che poi ho fatto Dio mio no, che si arriva dopo stai precorrendo. Io ero testimone perché ero là con lui, eravamo in un cinema, cioè, dove c'era questo gelsomino che era il parrocchiano che metteva a posto i microfoni, c'era quelle prendite. E abbiamo fatto, e Lucio Battisti ha fatto i dischi lì, quindi non è che era uno scemino e che andava lì. E faceva lì, cioè... Allora al cinema di Leonardo. Anche Leonardo, sì. Quanto sì. Cinico, sì. Proprio di Mina volevamo parlare adesso, infatti. Perché che cosa è successo? Un giorno ti chiama Mina e tu pensavi che... Sì, è stata una cosa molto carina. Ero a mangiare in un famoso classico ristorante. Sento che c'è una telefonata. Dario, c'è una persona per te, vado al telefono. Era il periodo 70-71, quindi avevo cominciato appena con Mia Martini come compositore, diciamo, compositore ufficiale di Mia Martini. E mi chiama Mina e dice: ciao, sono Mina. Guarda, ma chi è che fa sto scherzo? No, sono proprio io, non buttarle giù. Dico, ma vabbè, dopo un po' mi fa capire che è proprio lei, no? Mi fa due righe di una canzone insieme, dico, porca miseria. Ciao Mina, scusa, insomma, morale, mi ha rintracciato in un ristorante quella sera perché mi fa: io da te stasera voglio una canzone, mi devi fare una musica. E dico, dentro di me mi sono rimasto proprio, insomma, ve la faccio breve, non sono rimasto, mamma mia, che faccio così. Abbiamo preso la macchina e siamo andati in questa basilica dove c'era lei, Mina. E mi fa: ciao, sono piacere, sono Mina, ho voglia, siccome so come scrivi, mi piace molto. Stasera, dico, ma guarda che Mina non ho niente di pronto. No, sei qua, e stanotte, a costo di fare la notte insieme, mi fai una musica. Mi scrivi, il pianoforte è qua, siediti, mi fa. Eravamo io, Mina, e una bottiglia, mi ricordo, di, lei mi diceva molto, Johnny Walker, etichetta nera. C'è whisky migliore, comunque. Siamo rimasti tutta la notte dove lei era qui in piedi e io ero qui che facciamo. Ti piace? Sì, bello, come un arpeggio, perché mi piacevano gli arpeggi, no? Questo pure ci piace. Da Giovanni Sebastiano Bach in poi. Però debole gli arpeggi. E ho cominciato proprio così, no? Che ti piace se facciamo, non so, segui l'arpeggio, poi basta, però no, poi sto tutto l'anno, dico, cambia, poi tipo non me la faccio così tutta la notte, così. Alla mattina mi ha fatto una canzone che poi alla fine è venuto il grande Paolo Limiti, l'ha chiamato la mattina alle 6:30, l'ha sbuttato giù dal letto. Paolo, c'è Dario, abbiamo fatto un provino di una canzone nuova, così devi venire qui a fare il test. Infatti anche Paolo è arrivato, era quasi in pigiama, eh? No, Paolo felicissimo. Sì, ed è stato che l'ho conosciuto, incredibile Paolo, che tra l'altro Paolo voi lo conoscete come grande presentatore di Rai TV, un grandissimo, di documentato su tutto il nostro mestiere.
ma lui è anche bravissimo paroliere, tanto vero che questa canzone, che poi si chiamerà Eccomi, col testo suo, e adesso qui volevo farvelo ricordare, cioè volevo ricordarlo, non canto come Mina, faccio un po' schifo, però sicuramente ve lo ricorderemo, e faceva proprio così. Mi ricordo che la prima volta mi sono detto ora tocca a te. E ridi, no, ottava bassa. Scusate, no, perché non lo facevo io. Ok, mi ricordo che la prima volta mi sono detto ora tocca a te. E ridevo e piangevo e dicevo amore, amore, amore. Ma quale amore, cosa amore, dove amore, se l'amore non conosce me. E piano piano ho imparato a rinunciare. Io non ero ancora preparata, io. Ma con tutta la mia buona fede io. È un bel aneddoto che mi sono tenuto per me come una grande stella, dice Mina ha passato una notte con me in una maniera molto originale. Comunque le canzoni possono anche nascere così in poche ore. Beh, così non mai. A te mai? No, ma penso che difficilmente. Però adesso raccontiamo un altro aneddoto, sì, che si collega a questo. Allora, in questa, sì, famosa basilica dove registrava Mina, registrava anche Augusto Martelli, che era il suo compagno. Augusto Martelli era musicista, tra l'altro era molto vicino all'ambiente della Fininvest, di Canale 5, ha lanciato dal punto di vista musicale i canali di Berlusconi. Allora qua, Dario, parto io, poi tu intervieni, okay, correggimi, okay, raccontami se come biografo sbaglio qualcosa. No, no. Allora, Martelli viene ingaggiato per scrivere le musiche di un film. Un film soft erotico di quelli degli anni 70 con Nadia Cassini, molto di sapore esotico perché si gira in un'isola deserta. Il film si chiama Il Dio Serpente. Questa qua, vai, non posso parlare se sono. Allora, Martelli deve scrivere le musiche di questo film. Martelli scrive le musiche di questo film. A un certo punto chiama Dario per aiutarlo a suonare, ma Dario, c'era Lammond dentro questo, cioè, dove c'era Lammond c'era lui, lo chiama a suonare. Quando Dario si trova lì, nel frattempo si era fatto notare come compositore Dario, ovviamente Martelli dice: senti un po', ma io qua ho tutte le musiche, però me ne manca una per chiudere il film, quella dei titoli di coda, non è che hai qualcosa? E Dario dice: sì, io una un po' esotica ce l'ho. Dario, adesso tu faccela sentire che poi io finisco il racconto. Niente, mi viene da me e dice: non c'è due minuti da, perché devo chiudere il film, ma mi mancano una musichetta. Allora, sì, ci avrei questa. Una musichetta. E fa, no, piacevole. Va bene. E la suoni. Da lì in poi ci siamo messi sempre in basilica, sempre di sera. C'era una specie di strano destino, però non ho fatto la notte con Augusto Martelli. Beh, meno male. Meglio così. Allora, però, scusa, abbiamo fatto questo provino proprio il disco raffazzonato,
perché il flauto che c'è in Di Serpente ero io, cioè... anche il flauto, flauto, fa un pezzettino, dai, fai un altro pezzettino, dai, questo sì, solo sì, per me, no, me lo faccio ascoltare, c'è questo in coro, questo certo, no, ce ne sono due. Non c'era testo. Dario scrive questa musica, sono d'accordo, la musica deve essere l'ultima canzone sui titoli di coda, quindi quella, diciamo, alla fine è anche non la più importante. Tutto finisce là. Dario era un ragazzino, cioè avevi 20 anni, 21. Nel 68, 20 anni. 20 anni. Arriva il film, quindi Dario per la prima volta sente, sa che ci sarà questa sua musica, va al cinema, vai con un amico al cinema. Giusto? All'inizio non ci credevo, cioè, figurati se poi... ho fatto, ero molto dilettante, proprio novizio, come si dice... Novizio non iscritto alla SIAE. No, non ero iscritto alla SIAE. Non iscritto alla SIAE. Me la faccio breve, figurati. Poi c'è avuto in dicembre, mi ricordo, nel 68, vedo le liste di grande... Giamballà, cioè, dico, porca miseria, ma è veramente vero che succede che è vero? Allora vado a vedere il cinema, vado al cinema, addirittura offro un sacco di biglietti ai miei amici. E sono andato, ho visto sentire e mi sono accorto che c'era tutta la musica mia nel disco, non era solo la fine, non era solo era mio, radio, era tutta la musica. E allora poi sono andato in un negozio di dischi perché dico, ma chissà, ci sarà, figurati se c'è il disco di Giamballà. Vado proprio al negozio della Ricordi vicino alla Rinascente, vado dentro e faccio, senta, ce l'avete per caso un pezzo, si chiama Giamballà? Ah, Di Serpente. Sì, ah sì, senta, ma me lo fa vedere un attimo, c'era un LP con tutto, un LP di cui il pezzo principale era il mio. A questo punto dico, senta, no, ritiro, era un 45, non era. Dico, senta, siccome ho tanti amici che se questo pezzo mio, quello lì fa, sì, è il suo, figurati. io sono Kevin Costa. E dico, guarda, vabbè, anche se non ci credi, se ne frega, ne vorrei però almeno 10 copie perché ho degli 10 amici che vorrebbero. Dico, guardi, non le posso dare più di 2 copie perché poi so che se la gente viene qui a chiedermelo, cosa faccio? Pensa se succedesse a Bilma oggi che gli tirano dietro i dischi, li prende per favore, no! Sono cambiati i tempi, eh? Questo pezzo si è chiamato sempre Dio Serpente. Dio Serpente, che era il nome del film. Non è una bestemmia. Era il nome del film, però il pezzo poi era Dio Serpente. Sì, no, poi discorso più lungo che non ho ricevuto una riga da Gustavo. Vabbè, questo qua. Questa è la cosa più squadra. Sì, che non mi ha dato manco. Pur registrato a nome di Martelli, se oggi voi andate a cercare la canzone, l'autore è Martelli, perché lui non era scritto alla SIAE, non la poteva fare. Sì, è una storia che preferisco. Vabbè, diciamo, posso dire solo una cosa, dico solo una cosa io senza... Sì, cioè, no, vai, cioè, questo è uno, per chi si intende un po' di diritti d'autore, questo è uno dei casi più eclatanti della musica italiana, questa storia di Giamballà, cioè... Perché poi generalmente si arriva a una transazione, dopo tanti anni si arriva a un accordo, uno non vuole riconoscere qualcosa ma magari lo riconosce, invece in questo caso qua
è stata così ed è stata sempre così. Tra l'altro pochi anni fa Martelli è anche morto, quindi sì, purtroppo. Vabbè, buon anima. Lasciamo alle spalle questo aneddoto qua, adesso c'è un altro che però ancora no, più... aggiungo una cosa che forse non sai, che comunque i diritti andavano tutti a lui, no? Però c'era stato dei testimoni che vedevano che la cosa era mia, perché quando Augusto mi ha chiesto la canzone a me c'erano dei musicisti che poi hanno girato la voce, quindi in qualche maniera comunque Gian Ballan mi ha dato molto spinta nella carriera mia, perché mi ha detto guarda che è l'autore vero di Gian Ballan, perché la gente lo sapeva, certo, si era sparsa la voce che poi ero io, certo. Va bene, adesso passiamo a un altro aneddoto, questo qua è bellissimo ed è un'altra canzone famosissima che conoscete tutti. C'è un giorno da Dario un signore, si chiamava Ciro D'Ammicco, che era un compositore, un autore, che aveva una parte musicale di un pezzo, solo la parte musicale, e chiede a Dario di dargli una mano nel completare la parte musicale. Dario gli dà una mano, completano la parte musicale, serve il testo. Per il testo, mia moglie mi guarda strano perché questa storia l'ha sentita 10.000 volte, me la senti un'altra volta. E per il testo vanno da un'altra persona che girava nella casa discografica, che poi è diventato un nostro caro amico, che è Alberto Salerno, il marito di Mara Maionchi. Alberto Salerno scrive il testo. Nasce questa canzone qua. Aspetta, tu la stai facendo, io faccio sentire quella originale, un attimo. Ma solo poche note. Questo è il Ciro D'Ammicco che canta. Questa canzone esce, questo disco esce, io prendo in giro Alberto, adesso lo posso fare un pochino pure con te, l'avrà comprato solo Ciro D'Ammicco e sua mamma, non l'ha comprato nessuno, Le Rose Blu è un disco dimenticato dal quale non nasce niente. Succede però, dopo un po' di tempo, che un altro musicista, che pure lui ho incontrato e mi ha raccontato la sua versione, quindi c'erano 4 o 5 tanti pezzi, che è Vince Tempera, che era un altro grande musicista che ha fatto tante colonne sonore, tante canzoni, ha l'idea di farne una versione strumentale e quindi nasce una nuova canzone. Dai, questa è quella che se la volevi accennare, adesso questa è tutta tua. Soleado? Soleado. Sì, sì, certo. Che era una versione solo corale, faceva così. A questa vostra generazione mi viene il capolato, perché voi avete appartenuto, siete appartenuti, guardate, dicevo classico, avete appartenuto, siete appartenuti, ma chi è che siete appartenuti, erano tempi d'oro, ma no, veramente se pensiamo a quello che c'è oggi, i tempi d'oro degli anni 80, 70, no? In Sanremo, quelli che c'erano, ma non facciamo polemica. Quando c'erano i... beh, niente, no? Bellissimo, anche oggi è bellissimo. Ma da allora era Era più bello. Allora, completo l'aneddoto perché non siamo neanche a metà.
La canzone esce, la cantano i Daniel Santa Cruz Ensemble, di cui Ciro D'Amico era il leader, no? La portano in giro, in Italia vende milioni di copie, ma succede una cosa ancora più importante. Questa canzone diventa, di questa canzone vengono fatte tantissime versioni. Quella in inglese diventa una canzone che diventa planetaria, perché va a finire dentro le compilation di Natale. Nella traduzione in inglese viene, il testo si chiama When a Child is Born, cioè quando nasce un bambino, e quindi è, diciamo, suonata in tutte le occasioni di Natale. Quindi se voi comprate il CD di Natale in America, dentro c'è White Christmas, Jingle Bells, e c'è questa. Quindi tutte le messe, le feste, quindi milioni e milioni di copie. E quindi diventa un successo mondiale di milioni di copie. E per esempio qua io ne ho una versione, questa è dei Bonnie M, ma ce ne sono centinaia. Questo film ricordo aveva venduto 5 milioni di copie in film. Sempre quella la canzone. Vabbè, avete capito. Adesso finisco l'aneddoto, che è una parte che, Dario, che forse tu non sai. Perché riguarda Alberto Salerno. No. Perché cosa è successo? Allora, facciamo un passo indietro. Quando avevano inciso questa canzone, quella di Le Rose Blu, la prima versione che non aveva venduto neanche un disco, si trovavano in uno studio di registrazione che era la Fonorama di Via Barletta, dove Ciro D'Amico aveva cantato quella canzone, diciamo quella iniziale che vi ho fatto sentire, che nessuno ha comprato. Alberto Salerno aveva scritto il testo e si trovava là in duplice veste, perché c'era Ciro D'Amico che incideva quella e c'erano i Nomadi che incidevano Io Vagabondo nello stesso giorno, e Alberto Salerno aveva scritto anche Io Vagabondo. Allora, a un certo punto, D'Amico, mentre registrava sta canzone, manda a chiamare Salerno, che ovviamente stava nella sala dei Nomadi, perché voleva cambiare un testo, una parte del testo che non lo convinceva, e Salerno non ci voleva andare perché voleva stare con i Nomadi. D'Amico era uno sconosciuto, i Nomadi erano già famosi, avevano già fatto Dio è morto, tante canzoni, quindi lui voleva stare con Daolio e con i Nomadi. Allora, c'era lì un barbiere, un tizio che di mestiere faceva il barbiere, che però scriveva testi, che si chiama Francesco Specchia. E allora, Salerno dice: Specchia, vieni qua, dice, sì, agli ordini, Specchia, corre. Dice, senti, c'è D'Amico che ha bisogno di una correzione del testo, per favore vai tu a fare questa variazione, che io sto con i Nomadi, non voglio andarci. Vai tu, che poi la firmiamo insieme, questa canzone. Specchia va, cambia una parola del testo di D'Amico e D'Amico incide il disco. Quindi tra gli autori di Le Rose Blu c'è anche questo tizio che aveva cambiato una parola del testo. Quando poi la canzone è diventata prima Soleado e poi la versione americana, i diritti d'autore, come diceva giustamente Vilma prima, sono andati a tutti gli autori. Quindi sono andati a Ciro D'Amico, che aveva almeno scritto la musica insieme a Dario, perché poi era tutto... Sono andati ad Alberto Salerno, che aveva scritto un testo in italiano mai cantato da nessuno, perché le versioni famose poi erano quelle o strumentali o in inglese, e sono andate pure a Francesco Specchia, che aveva cambiato solo una virgola del testo in italiano. Questo è un esempio di come a volte ci possono essere circostanze fortunatissime o anche sfortunatissime. Parrucchiere fortunato. Parrucchiere fortunato. Allora, qui abbiamo fatto anche la tappa di Soleado, e quindi Dario, a questo punto noi abbiamo, cosa abbiamo? Ah, a questo punto abbiamo Renato Zero. Sì, bene, sì. Allora, Renato Zero, possiamo dire che Renato Zero è diventato famoso principalmente con le canzoni tue, poi qualcuna anche di Pintucci e anche di Maurizio Fabrizio. Che cosa vogliamo far sentire adesso? Fai sentire, poi racconto. Vi farei un accenno delle due canzoni che la gente ricorda mie a Renato, che sono le prime due canzoni che ho dato a lui. Si chiamano Amico e Più Su. Ve le faccio un attimo così, eh? Il sole muore già e di noi questa notte avrà pietà, dei nostri sogni confusi nell'ipocrisia. Il tempo ruba i contorni a una fotografia, e il vento spazza via questa nostra irreversibile
se la follia, chissà se se mette il sentimento rivedrà la luce del giorno che un'altra vita ci dà. Io e te lo stesso pensiero, c'è un cuore ancora c'è. Bravo! Grazie. Stasera ce la faccio un po'. Poi aspetta, su questa canzone io ho messo la fotografia del cassetto qua. Questo è quello di casa mia, perché a casa tua non l'ho fotografato. Perché c'è il cassetto? Dai, raccontalo tu perché c'è questo cassetto. Il cassetto per amico. Per amico, perché? Perché la canzone è stata là dentro 12 anni. Ah, sì, no. No, beh, questo è un altro aneddoto carino. Renato Zero era venuto nella cantina da me, perché io avevo uno studio, che avevo una cantina che avevo arredato a studio, ed era venuto giù per ascoltare delle canzoni, che delle idee mie. Io mi ero preparato proprio, sai, faccio adesso, vi faccio sentire. Renato questo. Renato era venuto giù. Sì, sì. Tutto tutto bello bardato a bardare, è andato giù e l'ho cominciato, era preparato delle idee, gli faccio sentire una, due, tre, lui sì, a chi sei, però questa mi piace poco, una piega, vabbè, mandi giù una cosa, questa qui da... no, questa pisè, questa no, è buona, però, ma non per me, capito? Non so, glielo fate sentire tipo 12. Poi lo dice, Renato, non ho più il carniere, è finito. Ah, per pisè, ma mi dispiace, vado via proprio a tasche vuote, no? Dico sì. Poi mentre stavo uscendo, faccio un'idea, veramente così, eh? Dico, Renato, vieni, io avrei un'idea, ma però non te l'ho fatta sentire perché non, secondo me non c'entra niente con te, non c'entra niente. Lui si vede che è stato ingolosito da questo non c'entra niente con me, che poi è una tattica che ho usato sempre con lui. Quando vedevo che c'avevo delle idee che dovevo convincerlo a prendere, dicevo, Renato, questo per te però, vammi sentirti se... capito? Quasi come la VP, non so, un dispetto, no? Te lo do perché tu dici che non mi va. Vabbè, l'ho fatto... Oh, amore, è questa l'idea. E i testi che hai scritto? Il testo era di Evangelisti. Che la fra Franca Evangelisti ha scritto il testo. Sì. Vabbè, però poi non c'è solo questa. Passiamo perché ci sono troppi aneddoti e dobbiamo andare avanti. Poi un altro aneddoto del prossimo pezzo, prima ve lo faccio sentire. Vai. E poi di un altro ancora su, fino a sfiorare. Signore, perché mi trovo qui se non conosco amore? Sfoccia un fiore malgrado, nessuno lo innaffierà, mentre l'aquila fiera il segreto a morire andrà. Il poeta si strugge al ritorno sia. Questo mondo affamato consuma la mia allegria, tanto piango per
pensando che l'uomo si butta via. Che un drogato è soltanto un malato di nostalgia, che una madre sa regno un bambino non nascerà, che potremo restare abbracciati all'eternità. Dopo questo pezzo, perché è un pezzo veramente bello, ma vi voglio dire che te lo devo dire anche a te, il pezzo è un'idea che non è un'idea mia, io sono sempre molto acceso alle date, quello che ci c'è, è stato mio nipote Paolo, volevi dire questo tu? Sì, no, questo non è neanche un aneddoto, la prima ispirazione per scrivere questo pezzo me l'ha data il mio nipotino Paolo Valdambembo, perché un giorno venne da me e dico mi metto a posto i passati alla mente. Mi ricordo ancora le sue. Vieni da me, no? Dario, senti un attimo questa cosa. Dico, cazzo, cavoli, che bella. Capita. Cavoletto, che bella questa idea. Corbezzoli. E allora ci siamo messi lì, è stato dei periodi bellissimi, dove ci si passava dei pomeriggi, delle sere, a cercare di finirlo questa canzone, perché non basta e poi vai avanti e poi vai avanti e poi non finisce, devi fermarla, poi che inciso, che inciso metti, vi voglio fare un po' capire come nasce la canzone, forse vi interessa, io. Nasce proprio così, da un'idea, no? Da una quattro dita che vanno su questa tastiera di Demone. Poi però deve chiuderli. Cosa vuol dire chiudere? Come un tema in classe. Quando tutti facevamo i temi in classe in italiano, no? C'era da dire, senti allora, il maiale fa la pupù. Bello questo tema in classe qui. Quindi va nelle cose lì, fa questo, poi dopo fa... Poi dopo sviluppi il tema, ok? Scusate per il maiale. E lo stesso nella musica, devi sviluppare il tema. Quindi il tema... O lo sviluppi o lo cambi. Vi faccio per esempio degli insegno come si fa a scrivere. Come si faceva a scrivere? Come si faceva? Per esempio. No, è bello citato. Stiamo passando un periodo di. Bellissimo, no? Siamo, perché siamo qui è bellissimo. Con voi bellissimi. Perché io la cosa più importante che dico negli spettacoli è che ci sono due persone che ci vogliono per fare un grande spettacolo. Chi fa lo spettacolo e chi lo segue come voi, bene e bello. Grazie a voi. Giusto. Voglio dire una cosa, che praticamente questa canzone poi è diventata la canzone un po' simbolo di Renato Zero, con la quale lui chiude i concerti. Beh, lui non può non farla. Una trasmissione che avevano fatto su Renato Zero, sono venuti a intervistarti, tu hai detto giustamente, lui è come sul palco, con questa folla oceanica che riempie, un po' come un sacerdote che fa ufficio il suo rito così e lo chiude con più su tutte le volte. Certo, ma anche perché il testo è di Renato? E ha scritto un capolavoro, a me viene sempre la pelle d'oca quando canto questo testo. Sentite per esempio queste frasi che a me ha fatto pensare. Un drogato è soltanto un malato di nostalgia, no? Bellissima questa frase. Perché ti fa pensare, e se fossimo tutti noi drogati di nostalgia? Voi non siete nostalgici del tempo che avevamo? Noi siamo tutti drogati. Drogati soltanto... Cioè, allora, frasi fortissime... E però a me mi ha fatto pensare, non gli ho mai chiesto a Renato perché ha scritto quella frase, anche perché forse mi avrebbe detto una cosa non vera, perché non era sua, non se la sentiva troppo da dirlo, ma probabilmente lui voleva proprio dire che siamo tutti drogati di nostalgia, perché la nostalgia è una droga, no? Cioè, però è una droga bellissima, non fa male, ci riempie il cuore, quindi, bellissimo.
Bene, dai, Dario, andiamo avanti? Sì, sì, no. Allora, sempre Renato Zero, questa qui c'ho la base, Dario, qui ho la base. Sì, sei pronto? Ti ho portato una cosa... Una... Tra l'altro quella che piaceva a me non l'hai messa, vabbè, pazienza. Dai, manco te le ricordo, tu non te le ricordi, poi ti chiedo, ma te la ricordo, voglia mi piaceva, ma non l'hai messa. Vabbè. Ah, beh, no, vabbè, non me la ricordo. Non te la ricordi, siccome Diario delle, non te le ricordi quella. Lo so. Ok, questa qua la conoscete tutti. Sì, aspetta, no. Ah, fermo. Una piccola introduzione. Abbiamo voluto fare questa base... dove ho fatto un montaggio e canta anche lui, quindi siamo in diretta. Ah, qui sì, è giusto, tu hai Renato Zero, però la canzone è scritta da lui. Io sono io e lui. Lui? Lui entra dopo. Però okay. La musica è sempre... Spiaggi! La musica è sempre tua. La musica è sempre. Vado? Vai. Da sola spiagge già vissute amate poi perdute in questa vita tra le conchiglie e il sale tanta la gente che ci ha già lasciato il cuore. Di muscoli, bikini, di stranieri, di bagnini, quel disco del giubbotto suona la tua canzone per la tua storia che nasce sotto l'ombrellone.
Allora, qua il repertorio è talmente enorme che purtroppo si fa tardi, allora dobbiamo leggermente accelerarci, sì, certo. Purtroppo pure questo brutto incarico. Certo. Passiamo soltanto rapidamente, per quanto si può, alla tua collaborazione con il più grande di tutti, penso che tu sia d'accordo. Perché oltre Mina, oltre Renato Zero, oltre Mia Martini, praticamente non ti manca nessuno. Tu hai praticamente suonato l'organo Hammond, il flauto, eccetera, anche nelle incisioni con Lucio Battisti. Con Lucio Battisti, sì. Allora, qua noi abbiamo dei pezzettini che abbiamo pescato, in cui ci sono i pezzi in cui suona Dario, e poi sono quasi tutte le canzoni più importanti. Allora, c'è un episodio in particolare che è storico nella musica, perché c'è un pezzo, non di quelli più famosi, in cui tu hai fatto un assolo fantastico all'organo, in cui Battisti nel disco dice vai Vandam, vai vai vai, e questo qui, perché lui si lancia nell'assolo, che ci avevi 21 anni, 22 anni sempre, ragazzi. Sì, per me. Allora, questo qui noi lo facciamo sentire rapidissimamente, perché è proprio una cosa storica nella musica questo pezzo. Questo è Battisti che canta. Dio mio, no. E a un certo punto lancia Dario. Alzate con lui e fai sempre tan, si sente, è lui che fa adesso, sì, come suonavo le... qui andiamo abbastanza rapidi, questo era un pezzo serve... anche Lucio bravissimo. Lucio c'aveva uno swing, non so se capite che cosa vuol dire lo swing. Lo swing era la base del jazz, no? Chi non ha swing non può fare jazz, ma neanche chi non ha il swing non può fare neanche le melodie. Il swing è la base di tutto. Lo swing è proprio l'istinto animalesco che tu devi mettere nelle canzoni, anche nelle canzoni melodiche c'è l'istinto, no? E Lucio l'aveva. Adesso io passo in altre pezzettine di canzoni di Battisti che conoscete tutti, in cui Dario è la persona che suona le tastiere o l'organo. Questo è Dario, questo è anche per te. Noi le abbiamo contenute, poi lui non se le ricordava. Dico Dario, ma come no? No, non mi ricordo. Allora vai su questi video, praticamente suona in quasi tutto. Io non se ne ricordo. Questo l'ho fatto io, ma non me lo ricordavo. No, ricordo. Col piano onne. Ancora notte, già prepari il tuo caffè. Questi sono solo pezzettini, Resti senza più guardare lo specchio dietro. Ecco, poi suoni in questo. Eri bella. Bene sotto, A un certo punto ho detto Dario, ma quali hai suonato tu? Guarda, tutte dove c'è l'Hammond sono sempre io. Sì, l'organo Hammond sono sempre io. Ero l'organista suo di fiducia. E poi c'è questa. Facciamo mattina se le facciamo sentire tutte, diciamo questo è solo un ricordo di Lucio. Allora, però di Lucio ci ricordiamo che la sua preferita tra quelle di Mimì era una certa canzone che Sabrina, adesso che si è certamente riposata, può venirci a cantare. Ci sei, Sabrina? Sì, una sera ho avuto modo di incontrare Lucio Battisti eravamo in una discoteca, un locale. E lui ebbe modo di dirmi, mi diceva, Dario, mi ricordo che c'è una canzone che tu hai dato a Mimì che mi piace tantissimo ed è proprio questa che si chiama Sabrina? Si chiama Bolero. Bolero. Sconosciutissimo ai più, però è un pezzo veramente molto bello. Poi piaceva Lucio Battisti, quindi è bello. Quindi, Sabrina ce l'ha il microfono? Sì, scusa. Ok. Yeah.
tocca a me con la base. Quando siete pronti, Pasquale, al tuo posto? Ci sei, vai. Non trovo più la base, ecco. È una base strana. Riprovo. Io pensavo che era la base, invece è un po'. Vai. Ragazzi, la faccio la base non parte. Pianoforte la base non parte, parti tu. Solo no. Così l'accendiamo. Se non parte la base. Ok, vai. Fermo, scusate, io sono le prime armi per queste cose. Dovrebbe essere questo, vediamo se parla. Bolero. Quello che. Hai visto che ho capito qual è. Bravo. Gira la terra intorno senza fare rumore.
Una cosa che vi siete accorti voi sicuramente, questa ragazza qua non è ancora del tutto cresciutissima, perché ce n'è ancora di tempo per crescere, perché ma c'è una cosa incredibile, voi l'avrete notato, quando va su e va su e va su e non c'è, sei una spada, no? Io le chiamo spada, quando va su, diversamente da tante ragazze, da tante che ragazze, da tante, non dico nomi, Anne Ox, eccetera, cioè, che quando vanno su non si capisce più niente, perché è proprio, lei si capisce sempre il testo, e questo è incredibile. Tu hai una caratteristica fonica che è tua e basta. Volevo che lo sapessi. Ed è unica, c'è la sicurezza della tua voce. Grazie. Grazie, grazie. Bravo. Perché siamo sempre troppo su, sempre col fattore. Okay. Dario, adesso ti serve il microfono? Mi sa di sì, no? Sì, perché sì. Te lo do io, mi servono tutti e tre. Ora abbiamo Non mi lasciare, sì. Chitarra e piano. Sì, mi sono chiesto perché non possiamo fare un duetto. Hanno fatto King and the Camelot. Cosa quello lì? Quindi vabbè, che se ne frega, quello della moda, come si chiamano? No, Scille e Cariddi, quando faccio le scemate sono da buttare via. Beh. Allora duetto, facciamo una canzone che mi sembra confà al, che mi sembra consona. Bimba, va bene. Consola all'affetto che noi abbiamo tra di noi, la stima è la cosa che te, Pasquale, che ti voglio bene, ma anche con voi, perché questa è una canzone molto che ho fatto, ho scritto nel 76, nel scorso millennio, nel 1976, perché non è lo scorso millennio, eh sì, però sembra, capito, è bello che, capito, i dinosauri non ti vengono in mente a te. Non tergiversiamo. Allora, volevo dire, questa canzone che ho scritto apposta, perché la volevo proprio melodica, italiana al massimo, Vilma spero che gli piacerà, perché fa parte proprio del periodo quando si voleva bene veramente nelle canzoni, né? Non c'era vergogna, si diceva e basta. Si chiama Non mi lasciare, non te ne andare. Parto io. Senza età, il vento che ho il solo amico mi porta al suo lamento antico, mi sta facendo compagnia, qualcosa poi farò. Non te insieme a te.
io seguo il mio respiro e se ne va con i miei pensieri. Sono l'anima di un uomo e adesso scoprirò. Non te ne andare, non mi lasciare, stammi vicino. Incredibile, è diventato, lo sei, un grande promotore, un grande amico mio. Bravo. Posso farti gli applausi? È una persona adorabile. Te, cosa volevo dirti? Sai che non mi ricordo più. Questa canzone? La canzone. Ah, no, questa canzone sarebbe bella cantarla da lirico. Non te ne andare, non mi lasciare, stammi vicino. Bravo, sì. Che bello. Aspettavo che mi diceste bravo, scusa, eh. Sei adorabile. Va bene. Tocca la base. Tocca la base. Certo, certo. Che poi dopo c'è il presidente che ci vuole raccontare un aneddoto, cioè un aneddoto su Mina, io ho sentito, mi ha detto qualcuno, però prima facciamo un'età e poi sentiamo un aneddoto. Un'età, bellissimo. Un altro pezzo dissotterrato dalla sabbia del tempo. Un'età, bellissimo. Sconosciuto, sconosciuto. Posso andare? Certo. Pasquale, posso andare? Un'età. Amico, quanto sonno avrai, c'è un bar proprio davanti a noi, il posto non sarà un granché. Con la pioggia poi le lacrime ti asciugherai, ci stai pensando pure tu a quel tempo che fu. A quanto senti la perdita di chi ti lasciò, Oh,
qua perché adesso c'è, siamo quasi vicini al finale. Allora, Presidente, a lei lì. Beh, ho sentito un sacco di ricordi e ne vorrei fare anch'io uno coordinato all'ambiente. Certo. Io sono cremonese, ho fatto ragioneria con Mina, sono stato a scuola insieme, mia moglie che è qui presente, andavamo ai test studenteschi, io poi ho fatto atletica leggera con Daniele Parolini che è stato il primo amore di Mina e credo l'unico, vero? E andavo ai test studenteschi e poi ho sposato mia moglie perché era più carina e più bella di Mina. Bellissimo questo aneddoto. Complimenti signora. Ora lo sappiamo tutti. Arriva sempre nel momento della verità. Allora, Sabrina, dunque, adesso noi ci avviciniamo alla fine, dai. Sì. Mi spiace un po' anche perché insomma, più delle 2 ore e mezza poi diventa troppo lungo. Ma la cosa bella nel preparare questa serata è che poi abbiamo dovuto tirar fuori tantissime canzoni, poi lui non se le ricordava, dai, non te le ricordi, ce ne sono talmente tante che non te le ricordi più. Questa però ce la ricordiamo tutti. Allora, adesso, che succede? Ah, no, pensavo fosse la mia base. Allora, dai, qui io sono un po' in difficoltà, questa storia che tu mi hai raccontato. E qui torniamo a Mia Martini. Questa storia che tu mi hai raccontato è la cosa più bella che ho scritto nel mio libro. E tra l'altro poi quando l'ho scritta, insomma, molti mi hanno chiamato perché è una storia fantastica. Io penso che questa storia la debba raccontare tu esattamente come l'hai raccontata a me prima di cantare tutti quanti. Sì, nei confronti di Mia Martini mi è rimasta un grande dubbio. Vi vado a spiegare. Io ero poco prima che Mimì morisse, quindi lei morì nel maggio del 95, mi sembra. 5. Sì. Eravamo tipo a marzo-aprile, eravamo io con degli amici a un certo locale Fiori Chiari di Via Brera, non mi ricordo. Ed erano anni che non vedevo Mia Martini, perché eravamo divisi come strade, avevamo intrapreso strade diverse, no? Ci eravamo lasciati ai tempi di Che vuoi che sia del 76, poi avevamo fatto Canto di Versailles, insomma erano molti anni che non ci vedevamo. A un certo punto in questo locale vedo arrivare lei e dico no, Corpezzo, ciao Mimì, ma cosa fai? Sono venuto a salutarti perché sapevo che eri qua. Dico che bello, che piacere, perché veramente avevo piacere di vederla dopo tanto tempo. Lei fa, sono passato lì, ma sapevo che c'eri, sono venuto qui a salutarti, come stai, eccetera, eccetera. Poi c'era, questo locale aveva un piccolo stage, un palco, no? Molto più piccolo di questo, dove c'era un pianoforte. Morale, quella sera ci siamo rimessi sul palco, c'erano pochissime persone proprio, ma non era una cosa organizzata, era una cosa, e per caso, proprio è venuto per istinto, no? Abbiamo ripercorso tutte le nostre canzoni, le più importanti. Mi ha cantato Donna Sola, l'ho seguita, no? Abbiamo fatto. Pensa che spettacolo sarebbe stato se ci fossero state le telecamere della Rai. Mia Martini che tornava dopo tanti anni con Dario Valdamembo a rifare tutte le canzoni in diretta, canto e piano. Sarebbe stata. E invece è stato veramente un fiore all'occhiello che mi è rimasto dentro di me, no? Questo ricordo bellissimo. Quando poi, ma abbiamo fatto Donna Sola, Minuetto, tutto, ci siamo proprio, la gente era impazzita perché sentiva poi Mia Martini dal vivo con me, quindi era proprio più vero di questo non poteva esserci. Dopo qualche giorno ho sentito, l'ha preso dagli agenzie giornali, mi ha chiamato Renato Corrinato. Guarda che è morta mia amica. Mi è venuto, mi sono sentito quasi male perché l'avevo rivista qualche giorno prima, no? E di tutto questo io ho fatto
una mia interpretazione, che però rimane un dubbio perché non è una certezza. Secondo me Mimì quella sera, in previsione di qualcosa che capiva che stava per andarsene, è tornata da me per rivivere quelle canzoni e quasi per ringraziarmi. E lo dico, è una cosa che tutte le volte che te lo dico mi viene un rompone, perché potrebbe essere vero. Lei poi era una sensitiva pazzesca. Cosa ne dici che lei è tornata da me proprio per rifare con me le canzoni che erano i nostri successi? È una cosa che mi viene una pelle d'oca pazzesca. Ve l'ho detto perché questo non è neanche un aneddoto, è qualcosa di molto più profondo, è qualcosa di... Però vi assicuro che mi è rimasto questo, lo chiamiamo dubbio, e per me, che però per me è una sicurezza. Questo... E beh, a conclusione di questo racconto possiamo soltanto, no? No, no, perché... Sorry, cantiamo minuetto, dai. Facciamo la canzone più emblematica, no? C'è con la base. Ma niente base, live. Niente base? No. Perché qui canteranno tutti. Pare un'agonia, troppe volte vorrei dirti no e poi ti vedo e tanta forza non c'è. Il mio cuore si ribella a te, ma il mio corpo no. Le mani tue strumenti su di me, chiedi rigida maestro esperto. Mia, quando vuoi, nelle notti più che mai, dormi qui, te ne vai, sono sempre fatti tuoi, tanto sai che quassù, male che ti vada, vai, tutta me se ti andrà, per una notte, na na na, na 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 na, na 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 na, na na. Sempre sì, e sentirmi piccola così tutte le volte che mi trovo qui di fronte a te. Troppo cara la felicità per la mia ingenuità, continuo ad aspettarti nelle sere per elemosinare amore, sono sempre tua quando vuoi. Dormi qui, te ne vai, sono sempre fatti tuoi, tanto sai che quassù, male che ti vada, avrai tutta me se ti andrà, per una notte sono tu, la notte a casa mia, sono tua, sono mia, è tua. E la vita sta passando su noi, di orizzonti non ne vedo mai, ne approfitta il tempo e ruba come hai fatto tu, il resto di una gioventù che ormai non ho più, e continuo sulla stessa via, sempre ubriaca di malinconia. Thank you.
si ferma mai. Pensieri vanno più soprattutto perché cosa ci fa anche piano con Franco, così di sempre, no? E poi c'è sempre l'intesa con gli occhi, stupendo. Ma che vuoi dire? Cosa c'è di più bello del canto piano? E poi ci si intende a occhi, andiamo avanti, ok? Troppo bello. Che vuoi dire di una delle canzoni più belle della musica italiana? Cosa? Ti racconto un aneddoto che non sai sul Minuetto. Non lo sai questo. Minuetto è una canzone in cui per il testo era stata fatta una gara. San Giusto aveva deciso di far fare dei testi a più parolieri e poi di scegliere il migliore è stato Franco Califano con un testo che sì, hai ragione. Era assolutamente imbattibile, fuori da ogni competizione. Califano, ricordiamo, tutto il resto è noia, la mia libertà, la musica è finita, una ragione di più, e la chiamano estate, un grande amore, niente più, una dedicata del 56, ed è quello che ha scoperto i ricchi e poveri, gli ha dato il nome perché erano ricchi di idee e poveri di soldi. Califano vince la gara e diventa, diciamo, famoso anche grazie al testo fantastico e alla musica di Dario, ovviamente. Luigi Albertelli aveva partecipato a questa gara, aveva scritto un testo che si chiama Salvami, e su YouTube ci sono ancora delle canzoni, delle interpretazioni di Mimì con Salvami. Albertelli, tanto per capirci, anche lui ha scritto un po' di tutto, testi di ogni tipo, da Furia Cavallo del West a Prendi questa mano zingara, tutte le canzoni di Druppi, 50 anni di canzoni. Quando io l'ho intervistato Albertelli, gli ho detto: senti, ma questa storia qua di Salvami, dice, guarda, non mi dire niente. Minuetto è la mia più grande, come dire, non sconfitta, ma è più grande rimpianto, perché se io avessi fatto il testo di Minuetto sarei diventato un paroliere ancora più famoso di quello che poi è stato. Beh, ma è già. Sì, certo. Va bene, allora adesso io volevo chiamare Vilma. Vilma, Vilma, sei qua con noi. Prima del gran finale, ti aiuto come un'altra volta. Le scale sono il mio... No, ascolta. Io prima di tutto ringrazio veramente questi grandi amici. Brava. Per la serata meravigliosa e commovente alla quale ho avuto la gioia e il piacere di vivere stasera insieme a voi. Mi trovo sempre un po' a disagio, ormai qui lo Sporting Club è diventata casa mia. Vivo qui tutte le giornate, voi siete tutti i miei amici, non mi sento investita di quello che magari qualcuno di voi pensa che io potrei essere. Cioè io questa sera, come a molte altre sere insieme a voi, voglio essere una di voi, voglio solo dirvi che è stata veramente una grande gioia, un'emozione, riconoscere, risentire il mio grande amico. Veramente ero un ragazzo, abbiamo vissuto tante cose insieme, abbiamo visto tante cose insieme e volevo soltanto ringraziarvi perché mi avete dato questo palco questa sera ancora per qualche minuto, però complimentarmi con loro e voglio questa sera veramente essere una di voi e una che non si mette in mostra. E vi ringrazio. Grazie a te. Voglio abbracciare Dario. Anche perché in una serata così, se avessi dovuto omaggiarvi, diciamo, di un qualche cosa di Canoro, avrei dovuto prepararlo. Sapete che odio venire qui a fare l'improvvisazione, cosa che non si fa quando hai vicino dei professionisti e devi rispettare questa professionalità. La prossima volta ci mettiamo d'accordo prima. Va bene. E non ci saranno problemi. Vi complimento con questa bravissima ragazza che veramente mi ha emozionato, che è molto brava e oltre
oltre alla sua splendida voce, alla sua estensione che io invidio, alla possibilità di farci capire cosa canta, ha anche un grande cuore e un grande temperamento. Grazie mille. È molto spesso, vero? Allora io adesso scendo, qualcuno mi dà una mano perché non cada, e vi ringrazio, sono una di voi, per piacere, grazie. Bravo Wilbur, grazie, grazie. Grande. Okay. Vedete che poi qualcosa lo rimedio. Grazie. Bellissima tu, Bimba. Allora, noi siamo purtroppo arrivati alla fine, però prima di concludere, tra le migliaia di cose che ha scritto Dario, c'è una canzone che è diventata praticamente un inno, si canta negli stadi, si canta nelle manifestazioni, si canta in tutto il mondo, in tutte le lingue. Quindi tra tutte le cose che ha scritto abbiamo tenuto per la parte finale, Dario, quella forse più conviviale, più di festa, più dell'amicizia. Beh, diciamo che la canzone da gran finale. L'inno dell'amicizia, sì, cioè, sì, nota da sempre, per decenni come l'inno dell'amicizia. L'unica cosa che posso dirvi di questa canzone è che è diventato un inno dell'amicizia grazie alla presenza di Mai Buongiorno. Se fosse stato per me sarebbe stato soltanto l'amico, Però Mai Buongiorno, quando l'ho sentito, ha detto Baldan, questo è un inno dell'amicizia. E allora è diventato veramente un inno, cioè, anche perché, attenzione, il testo di Sergio Bardotti è stato veramente un capolavoro. Cioè, ce l'ho qui, vi leggo qualche frase, perché quando si canta l'amico non si bada alle parole, no? Invece peccato, perché ci sono delle frasi... delle frasi stupende, per esempio, perché la musica è un po' predominante, Dario, su... no, perché il testo è sempre una cosa che scivola. Lui ha, l'amico ha, che sono frasi bellissime, il tuo amico ha il saper vivere che manca a te, che io lo rileggo a volte queste cose, che bello il saper, pensa che bella, che bella, che bella modo di dire, tu hai, sai vivere, sai, il saper vivere è incredibile. Poi per esempio c'è l'amico è sempre più deciso della compagnia, no? Perché è vero, il tuo bel amico è sempre quello che sta un po' più in alto di te, no? E tu ne hai un po' soggezione. E... ti invita a correre e ti lascia vincere. Sì, ma è vero, è bello, perché se no non sarebbe un amico, sarebbe come te. Invece l'amico è, tu lo senti un po' più di te, che è tuo, quasi tuo paterno, è tuo, un altro padre. Sono parole bellissime, quindi non è che vi invito a ascoltarle dicendo oh che bello, perché è un amico punto e basta, però è un testo, e viva Sergio Bardotti. Dico due parole su Bardotti, sì, perché certo, ha parlato di tutti, certo. Bardotti, grandissimo produttore, grandissimo paroliere, allora ha praticamente portato Dalla al successo con Occhi di ragazza, La casa in riva al mare, Piazza Grande, Ornella Vanoni, Musica Musica Vai Valentina, I New Trolls, Aldebaran, La carezza della sera, Ti lascerò di Anna Oxa, Fausto Leali, insomma un grandissimo artista, e questo qui è morto nel 2011, qualche anno fa. Suo amico E, volevo soltanto dire che, vabbè, dillo tu, ti do lo spunto, è nata in un contesto particolare, nella tua casa di campagna, mentre l'Italia vinceva i mondiali dell'82, tutti a suonare, con Caterina Caselli che faceva la voce sonica, una cosa fantastica. È nata in un contesto di un album fatto proprio in campagna, si chiamava Spirito della Terra, del 1982, e sicuramente pochissimi di voi lo sanno, è stato un album, sono stato l'unico nel mondo... chi ti credi di essere? L'unico nel mondo a aver fatto un disco in aperta campagna, quando io avevo il pianoforte, mi stufavo di suonare, volevo riposarmi un attimo, facevo così e prendevo una mela da un melo. Poi c'era un prato, si andava, se c'era stanco si giocava a pallone, c'era un torrente, si faceva il bagno. Abbiamo vissuto due mesi in un'ecologia, cioè, dire, non era ecologico, era molto di più, era proprio immersi nella natura. Ed è strano che da questo tipo di ecologia sia nato questo pezzo, ma non è strano, perché questo pezzo proprio si sente che dentro c'è qualcosa di genuino. Sono venuti 400 amici del paese,
che li avevo chiamati, venite tutti a fare il coro dell'amico E. C'è una marea nel disco originale, c'è una marea di gente che canta intonati, stonati, però tutti con la voglia di... E Sergio, mi ricordo che prima di cantare abbiamo distribuito bicchieri di plastica e lui con un fiasco di vino ha fatto brindare tutti questi 300, avevano speso una fortuna in bicchieri, devo ancora, come si dice, ammortizzare. Beh, però, perché è nato così, è nato dal vino. Spirito della Terra era la traduzione italiana della grappa in tedesco, cioè grappa in tedesco si dice, tradotto in italiano, Spirito della Terra. Ter transcendente spirito. Quindi basta, cantiamo e basta. Cantiamo. E allora questa qui, questa la cantiamo tutti, dai, questa è c'è la base, base. Poi c'è Celine Dion, base. Sabrina mi raccomando. Sabrina deve fare la parte della Caselli, perché là c'è la Caselli, Caterina, no? Caterina Caselli, la voce femminile e tu la voce maschile. Sì, sì. Sabrina farà, è vero che il testo te lo ricordi? Sì, sì. Ah. Vai. Non più indugi. Che non fa prediche e non ti giudica, tra lui e te divisa in due la stessa anima, però lui sa, l'amico sa, si tu sta mano della verità, ma sa nasconderla e per difenderti un vero amico che bugiardo è, l'amico è qualcosa che più ce n'è. Più deciso della compagnia che ti convincerà a non arrenderti anche le volte che ricorri l'impossibile, perché lui ha, l'amico ha, il saper vivere che manca a te, ti spinge a correre, ti lascia vincere, perché un amico punto e basta, è l'amico è qualcosa che più ce n'è, meglio è, nel silenzio che vuol diventare musica, da cantare il coro mio, cantare la tua. Ne fa una malattia, tanto che a volte ti devo niente di mandare via. Per ormai no, l'amico no, per niente al mondo io lo perderò. Litigheremo sì, e lo sa lui perché, pure il mio migliore amico, l'amico è qualcosa che più ce n'è. Silenzio che voglio dare musica, da cantare solo io.
che fa amicizia, vuol dire che sono tutti due insieme. Io saluto e ringrazio Gianfranco. Grazie a tutti per questa serata, spero che sia stata divertente e emozionante. Grazie a tutti. Grazie. Buona Pasqua a tutti! Voglio solo ricordare che il CD è qui per chi lo vuole, è disponibile qui. Grazie mille.